relatrice è la dottoressa Laura Pellegrini, per cui Carlo, prego, per l'introduzione. Presidente, grazie Andrea, io lascio la parola alla dottoressa Pellegrini per la presentazione. Prego, Laura. Grazie mille, Carlo. Il candidato nel suo elaborato ha affrontato temi molto caldi, molto attuali in tema di sostenibilità, in particolare ha affrontato più nello specifico, anche dal punto di vista empirico, diciamo indagini che mirano ad indagare i legami tra rating ESG e performance azionarie. Dopo un primo approccio ovviamente teorico-istituzionale e normativo, si è dedicato in modo più diciamo compiuto e completo ad un'interessante indagine empirica, in particolare ha avuto oggetto l'indice Stoxx Europe 600, ma affrontandolo anche diciamo da un punto di vista empirico in modo particolare, suddividendolo anche per portafogli di brevetto diversa, utilizzando come criteri di selezione i criteri ESG. Lascio ora la parola al candidato che possa esporre in modo più completo, soprattutto come dire, focalizzandosi sulla parte molto interessante legata all'aspetto empirico, di modo che possa esporre chiedendo di attenersi ai tempi indicati dal Presidente della Commissione. Grazie, prego, a lei la parola. Adesso condivido velocemente la presentazione. Si vede? Sì. Ok, perfetto. Allora, buongiorno. Appunto, come già accennato la dottoressa Pellegrini, la mia tesi verte sugli indicatori ESG e rendimenti azionari e l'ho suddivisa in tre sezioni. La prima, in cui vado a definire l'importanza degli ESG negli investimenti, la seconda su normative e regolamenti internazionali e la terza appunto quella principale, cioè la parte empirica. A livello di importanza ho selezionato questi fattori. Il primo è il numero di firmatari e la quantità di asset under management sottostanti i principles of responsible investing, che sono è un codice di autodisciplina redatto a livello ONU. I firmatari sono oltre 3.000 in data aprile 2020, mentre gli asset under management sono oltre 100.000 miliardi di dollari. Per quanto riguarda invece gli ESG nello specifico, l'ultimo dato disponibile che ho ottenuto è del 2018 e sono oltre 12.000 miliardi di dollari per quanto riguarda gli USA. A livello poi di esempio, nella tesi ho preso BlackRock come ente istituzionale, in cui infatti è uno di quelli che ha sottoscritto i Principles of Responsible Investing e si è promesso di includere gli ESG in tutte le loro politiche di investimento. Per quanto riguarda invece le normative e regolamenti internazionali, ho considerato l'ONU e l'Unione Europea, l'ONU perché appunto l'ente che ha dato il via a questo processo, da come c'è nato dai codici di autodisciplina precedente, e l'Europa perché è quella più vicina al mercato italiano e nonché è quella più avanzata in tal senso. A livello di ONU le principali opere sono il protocollo di Kyoto del 92, in cui però si focalizza esclusivamente sull'aspetto ambientale, poi appunto i Principles of Responsible Investing già citati, il Trattato di Parigi del 2015, che va a espandere quanto citato già nel protocollo di Kyoto, includendo anche aspetti sociali e di governance, e poi che questi concetti vengono espansi nell'agenda 2030. A livello invece europeo, la prima opera importante è il memo 2011-730, che va a definire il concetto di corporate social responsibility, che qua è la definizione. Poi le altre due importanti sono la comunicazione 2016-601, che va a recepire il Trattato di Parigi e l'Agenda 2030, e questa va a istituire un gruppo di lavoro che si chiama HLEG, il cui compito è quello di andare a definire le principali azioni da intraprendere, e queste vengono definite nel rapporto redatto nel 2018 e con la conseguente comunicazione 2018-97 che va a recepire tali misure.
Per quanto riguarda la parte empirica, sono preso dalla seguente domanda, cioè se esista una relazione tra il rating ESG e la performance azionaria. Questa analisi è stata suddivisa in queste tre parti, un campione, qui vado a definire il campione e le sue distribuzioni interne, una metodologia in cui vado a definire come ho costruito i portafogli già citati dalla dottoressa Pellegrini e il calcolo della performance, e poi le tabelle con i risultati. Per quanto riguarda il campione, come già citato, ho preso l'indice Stoxx Europe 600, che è un indice azionario europeo molto importante, dal 2010 al 2019. In questo periodo le distribuzioni medie a livello geografico, settoriale e di market cap sono le seguenti. A livello geografico si risulta molto concentrato l'indice, infatti ci sono tre paesi che rappresentano oltre il 50% del tale indice, che sono Regno Unito, Francia e Germania, con gli altri che rappresentano quote minoritarie. A livello settoriale è molto meno concentrato, però è comunque più sbilanciato verso i settori finanziari, infatti i primi tre settori sono legati al mondo della finanza, che sono appunto capital goods, banks e insurance, per cui imprese finanziarie, banche e assicurazioni. E poi a livello di capitalizzazione, il grosso sono società tra i 2 e i 10 miliardi di euro, mentre in secondo luogo sono società più grandi, quindi oltre 10 miliardi, e più piccole come residuali, cioè quelle sotto i 2 miliardi. Per quanto riguarda la metodologia, ho estratto da Thomson Reuters i dati, cioè i componenti dell'indice, e sono andato a trovare i dati di ciascuna per i vari componenti, cioè environmental, social, governance e poi il valore complessivo. Fatta la distribuzione, sono andato a suddividerle in base ai quintili. Il primo quintile, cioè le prime 20%, cioè il 20% più virtuoso, sono inclusi nel portafoglio high, l'ultimo 20%, cioè le società meno virtuose, sono nel portafoglio low, e il restante 60% è nel portafoglio minimum, che è essenzialmente un portafoglio di controllo. Per quanto riguarda invece il calcolo performance, ho usato queste due formule qua sottostanti, che sono la media ponderata e la mediana. Per quanto riguarda i risultati, per completezza ho inserito sia i valori dell'indice come estratti da Bloomberg, cioè i valori effettivi, che i valori dell'indice che ho ottenuto applicando le formule. In questo caso è la media ponderata. Da come risulta, il calcolo va a sovrastimare leggermente l'indice a livello di performance cumulata. Per quanto riguarda invece i portafogli, risulta da qualunque sia il rating considerato, il portafoglio high risulta quello meno performante, il portafoglio medium risulta leggermente più performante rispetto all'indice come calcolato dal modello, e il portafoglio low risulta quello più performante a livello di performance cumulata. Si hanno risultati analoghi anche a livello di mediana, seppure i valori siano diversi, quindi questo indica che la capitalizzazione media ha effettivamente un impatto a livello di performance. In conclusione, come già citato, l'indice risulta sovrastimato a livello di modello, sia in media ponderata che in mediana. In media ponderata pari a più 7,40%, in mediana più 8,98%. Per quanto riguarda invece gli altri portafogli, questi sono i valori medi degli scostamenti, per cui i portafogli high sono quelli meno performanti, con uno scostamento rispetto all'indice a livello di performance cumulata un pochino migliore in media ponderata che in mediana. Portafoglio medium risulta leggermente superiore all'indice in media ponderata, mentre in mediana è pressoché identico, mentre il portafoglio low, come già citato, risulta quello maggiormente performante, specialmente per quanto riguarda la media ponderata. La ringrazio per l'attenzione. Carlo, domande? Grazie Andrea, solo un rapido commento, cioè questa tesi appunto si pone sto filone di ricerche che sto portando avanti, come penso un po' abbiate visto, dell'impatto dei diversi coefficienti ESG sulle performance, ecco, tutto qui.
Bene, ci sono altre domande sul tema? No, allora Bonzetto può essere disconnesso per un momento in modo tale da consentirci la discussione e poi rientrerà tra breve. Non si allontani, ma esca in questo momento dalla stanza. Perfetto, a fra poco. Li chiamiamo. Sei stato pazzesco, hai 10 minuti giusti. Pazzesco Non ho detto 10 minuti, 10 minuti. Alessandro. Poi non ho lasciato il telefono col timer qua a fianco, però. No, io ho guardato. Era mezzogiorno meno 2-3 minuti, adesso è mezzogiorno e 7-8. Va bene, lei è già qui, quindi possiamo fare immediatamente quanto previsto e quindi la Commissione ha ascoltato l'esposizione dei contenuti della sua tesi e le ha assegnato il voto di 108 su 110. Pertanto, con i poteri conferitimi dal magnifico rettore, la proclamo dottore magistrale in economia dei mercati e degli intermediari finanziari. Grazie, Complimenti. professore. Complimenti, Bozzetto. Complimenti. Grazie Bene, allora auguri anche per le prossime festività di Natale e mi raccomando, mille. Grazie anche a voi. salute, vado proprio in giro Sarà e fatto. niente, va bene. Allora, noi possiamo chiudere qui, credo, la nostra seduta.